Allora, l'Italia ha una serie di sfide e di opportunità davanti alle trasformazioni digitali. La cosa che è molto positiva è l'impegno con cui sia a livello nazionale che regionale si sta implicando per l'industria 4.0, guardando non solo agli investimenti capitali, ma molto importante anche gli investimenti nel capitale umano. Perché queste transizioni digitali verso un mondo futuro dove noi lavoreremo in maniera diversa, consumeremo in maniera diversa, faremo anche la nostra formazione continua in maniera diversa con le tecnologie digitali, devono funzionare per tutti. Attualmente l'Italia affronta una serie di sfide di cui abbiamo parlato a lungo nell'ultimo anno con tanti stakeholders, identificando una serie di sfide di formazione, anche di utilizzo delle competenze. È chiaro che l'Italia ha degli pregi ma anche delle difficoltà per quanto riguarda per esempio la partecipazione degli adulti nella formazione continua. Tanti altri paesi investono di più negli adulti che sono nella forza lavoro e investono in maniera continua. Oggi qui alla R2B è stato molto interessante vedere anche quanto le imprese della regione Emilia-Romagna stanno prendendo un primo passo. Perché le imprese sono interessate alle competenze? Perché hanno capito che è un fattore di competitività assolutamente essenziale. Non potranno mai crescere e competere a livello globale senza le competenze dei loro collaboratori. Per cui questo è un segno estremamente positivo. L'Italia in questo ha un grande patrimonio della forza viva della filiere produttive, ma non deve assolutamente mancare l'appuntamento con la formazione continua delle competenze di base e quelle digitali. Questo è un po' il messaggio che stiamo portando avanti col governo italiano con un progetto su National Skills Strategy, cioè la proposta che ci vuole una visione strategica in tutti i ministeri, con le regioni, con le imprese, con gli istituti di formazione per poter reagire non solo a colmare dei gap delle storie, ma di accogliere e cogliere le opportunità del futuro.